Una delle cose che rende libero un cittadino è la libertà dall'oppressione burocratica, la libertà dall'oppressione fiscale, la libertà dall'oppressione giudiziaria. E nel mio paese, che ha una Costituzione datata nel 1948, ancora noi stiamo impegnandoci perché queste oppressioni non limitino eccessivamente la vita del cittadino. L'oppressione burocratica. Tante, troppe norme, tante leggi, tanti passaggi da fare per arrivare a poter, per esempio, aprire un'impresa. Ecco, noi siamo riusciti, dopo alcuni anni, finalmente a varare una legge che, in base alla quale un cittadino che vuole aprire un'impresa, per esempio un albergo, non debba ottenere prima tante autorizzazioni come era nei tempi precedenti. Si contavano, per esempio, in Italia per un albergo addirittura 18 diverse autorizzazioni. Io, da liberale integrale, ho sempre pensato che un cittadino sente e possa sentire come giuste le imposte che lo Stato chiede a lui e che sono il pagamento dei servizi che lo Stato dà al cittadino e il cittadino deve sentire che quanto lo Stato chiede a lui è giusto per i servizi che lo Stato gli dà, come ha ricordato poco fa, la difesa anche del cittadino verso l'esterno e verso l'interno, verso la criminalità organizzata o la piccola criminalità, per tutto ciò che lo Stato svolge in favore dei cittadini. E dentro la nostra natura è radicato un convincimento che ci fa dire a tutti noi che lo Stato ti può chiedere fino a un terzo di quello che guadagni. Se richiede di più, ti sembra che sia qualcosa di eccessivo. Se richiede addirittura, come succede in molti stati, più del 50%, ti sembra addirittura che sia un furto o anche una rapina. E quindi è molto importante perché il cittadino senta di vivere con giustizia dentro uno Stato democratico che anche da parte del fisco ci sia una richiesta equa che si situa pressappoco intorno a un terzo di ciò che il cittadino guadagna. E infine c'è una terza oppressione con cui bisogna fare i conti ed è l'oppressione giudiziaria. In molte democrazie, e parlo soprattutto del mio paese, la magistratura ha assunto un potere che non ha limiti, un potere indipendente da tutti gli altri poteri dello Stato, mentre la magistratura non deve essere un potere dello Stato, ma un ordine dello Stato, ed è ben diverso. In Italia la magistratura è intervenuta pesantemente nella vita democratica. Per esempio, noi abbiamo avuto la nostra Costituzione del 1948. Abbiamo avuto 60 anni di vita democratica con il governo nelle mani dei partiti democratici occidentali che pur con alcuni difetti hanno consentito che l'Italia crescesse nel benessere in un sistema di democrazia e di libertà. Ma alla fine questi partiti avevano avuto episodi plurimi di corruzione o di finanziamento illecito e quindi ci fu nel 1993 un intervento della magistratura che praticamente portò alla dissoluzione di tutti i partiti democratici. In quel momento, il Partito Comunista, che era stato il maggior partito comunista dell'Occidente, finanziato dall'Unione Sovietica, quando si aprirono gli archivi del KGB, si scoprì che più del 60% di ciò che l'Unione Sovietica dava come contributo ai partiti comunisti nei paesi occidentali, più del 60% veniva dato al Partito Comunista Italiano. Quindi in quell'occasione una magistratura politicizzata di sinistra aprì la via all'andata, alla conquista del potere a questo Partito Comunista Italiano che ancora non era pienamente democratico. Fu in quell'occasione che io, che facevo un mestiere che mi piaceva molto di libero imprenditore, fui chiamato dalla gente come imprenditore più popolare, perché ero l'imprenditore della carta stampata, l'imprenditore delle televisioni, l'imprenditore del calcio, con il mio Milan, che è la squadra che ha vinto più trofei nel mondo del calcio internazionale, fui chiamato alla politica, abbandonai praticamente in pochi giorni la mia professione di imprenditore e in 3 mesi mi trovai issato a fare il presidente del Consiglio italiano. Bene, la magistratura,
politicizzate di sinistra, non accettò questa intrusione e con una falsa accusa che si rivelò assolutamente falsa molti anni dopo, con una piena assoluzione per non avere commesso il fatto, o addirittura perché il fatto non sussisteva, io fui rispedito a casa per dare modo ancora alla sinistra di issarsi al potere e, attraverso nuove elezioni influenzate da quelle accuse, di avere ancora dei governi che, a causa della nostra architettura istituzionale, cambiarono continuativamente, impedendo che il nostro Paese, che il mio Paese, avesse un buon governo. Qui devo farvi una precisazione. Noi avemmo, prima degli anni 60, 20 anni di regime mussoliniano. I padri costituenti che scrissero la Costituzione, quando questo regime finì a seguito della Grande Guerra e della liberazione da parte dell'esercito russo da un lato e degli americani e degli altri loro alleati dall'altro, i nostri padri che scrissero la Costituzione erano molto preoccupati che si potesse ritornare a un regime e quindi non diedero potere al governo e al capo del governo, ma ripartirono il potere tra le assemblee parlamentari, il capo dello Stato e la Corte Costituzionale. Questo dà all'Italia una difficoltà enorme nell'agire, perché il governo non ha possibilità immediate di intervento, deve far passare tutta la sua attività attraverso l'approvazione delle Camere. Bene, succede quindi in Italia che i governi sono stati sempre molto fragili, andando a scapito della governabilità, e i 57 governi che abbiamo avuto prima dei miei, 55-56 governi, sono durati nella media soltanto 11 mesi. Voi capite che in 11 mesi nessuno può essere così bravo da capire i problemi, da trovare le soluzioni e soprattutto da essere capace di realizzarle. Bene, con l'avvento invece del mio governo e con il cambio della legge elettorale, noi abbiamo raggiunto la governabilità e i miei governi sono durati 5 anni prima e adesso sono al secondo anno di altri 5 anni di governo. Qui ho dato una rassicurazione ai miei due amici che mi hanno chiesto: ma che succede in Italia in questi giorni? Li ho rassicurati, sono piccole questioni di professionisti della politica che vogliono avere la loro aziendina politica per poter contare nella politica, ma che non toccano la governabilità del Paese, e quindi il mio governo andrà avanti tranquillo nelle grandi riforme che ci attengono ancora per i 3 anni della legislatura. Chiudo la parentesi e spero di aver chiuso anche le preoccupazioni dei miei amici. Bene, dicevo, abbiamo, con quella situazione che si è creata di un governo che non ha i poteri degli altri governi dei paesi occidentali, la magistratura ha ritenuto di poter ancora svolgere una sua opera, appunto mettendo sotto accusa, con accuse assolutamente inventate, i protagonisti della vita politica e quindi mettendo a rischio la governabilità del Paese. Anche qui questa situazione è una situazione di oppressione della vita del cittadino e anche questa è qualche cosa che in una democrazia non può essere accettato, non deve avvenire. Dimitri ha ricordato poco fa la necessità di aprirsi anche alle nuove tecnologie che sono ormai strabilianti. Uno dei modi, per esempio, per dare migliori servizi al cittadino e sottrarlo all'oppressione della burocrazia è quella di digitalizzare tutti i servizi della pubblica amministrazione. In Italia lo stiamo facendo, entro il 2012 tutti i cittadini, tutte le famiglie, tutti gli imprenditori potranno risolvere tutti i loro problemi di rapporto con le amministrazioni locali e centrali attraverso il proprio computer, nella propria casa, attraverso internet. E questo è anche un'ulteriore grande conquista.